Un'inversione di rotta totale. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire all'Ucraina una trentina di carri armati Abrams M1, secondo indiscrezioni di stampa. La notizia segue di qualche ora la rivelazione di alcuni giornali tedeschi che anche Berlino sarebbe pronta ad approvare l'invio in Ucraina di carri Leopard di fabbricazione tedesca, al momento parcheggiati in Polonia. Per ora il Pentagono non conferma ufficialmente, ma nuove dichiarazioni sono attese. Non ho nulla da annunciare oggi in termini di M1. Penso che, come abbiamo sempre detto, continuiamo ad avere un dialogo molto solido con l'Ucraina, i nostri alleati e i partner internazionali, per concentrarci sulle esigenze immediate nel campo di battaglia nel breve termine. Ma abbiamo e continueremo ad avere anche discussioni su ciò di cui potrebbero aver bisogno a medio e lungo termine. Il Pentagono ha poi annunciato che aumenterà di 6 volte la produzione di proiettili da 155 mm, quelli di cui le forze ucraine hanno più bisogno. Sull'invio dei carri armati si è già espresso l'ambasciatore russo a Washington, definendo la mossa una sfacciata provocazione. In ore concitate di mezze ammissioni smentite, il presidente ucraino Zelensky domanda ancora di più. Non si tratta di 5, 10 o 15 carri armati, il bisogno è maggiore. Stiamo facendo ciò che è necessario ogni giorno per colmare un deficit e ringrazio tutti coloro che ci sostengono in questo. Tuttavia le discussioni devono finire con le decisioni. Decisioni sul reale rafforzamento della nostra difesa contro i terroristi. Come andrà a finire si capirà meglio a mezzogiorno, quando il cancelliere tedesco Scholz terrà al Bundestag un discorso che si suppone sia chiarificatore.